L'ultima immagine dell'intestazione dei social media di The Queen, che presenta solo una piccola parte della famiglia reale, suggerisce una nuova era all'interno dell'azienda. La foto dell'intestazione aggiornata di Sua Maestà su Twitter la mostra in piedi sul balcone di Buckingham Palace l'ultimo giorno delle celebrazioni del Giubileo di Platino, circondata dal principe Carlo e Camilla, nonché dal duca e dalla duchessa di Cambridge con i loro tre figli. Non c'è immagine del principe Andrei né dei Sussex, che possa essere vista come un messaggio al pubblico di come sarà il futuro della monarchia britannica. Il principe Harry e Meghan, che hanno lasciato il Regno Unito 2 anni fa dopo aver rinunciato ai loro ruoli di alti funzionari reali per una vita lontana dai riflettori negli Stati Uniti, venerdì scorso hanno assistito al loro primo fidanzamento reale da allora. L'arrivo della coppia alla cattedrale di Steeple per il Platinum Jubilee Service of Thanksgiving è stato molto atteso dagli osservatori ansiosi di vederli finalmente di nuovo in azione. Ma il loro aspetto non significa che tutto sia tornato come era prima che se ne andassero. La regina non era presente dopo aver subito un lieve disagio il primo giorno del giubileo dopo una breve apparizione sul balcone, alla cattedrale. Harry e Meghan sedevano sul lato opposto del corridoio rispetto ai Cambridge, un accordo che serviva a ricordare ancora un altro che i loro ruoli all'interno dello studio erano molto diversi. I Sussex sono arrivati pochi minuti prima del principe William e Kate. Charles e Camilla li seguirono ma, una volta seduti, anche loro rimasero separati dai Sussex. Meghan e Harry, che hanno soggiornato al Frogmore Cottage di Windsor con i loro 2 bambini piccoli, si sono seduti accanto alla principessa Eugenie e suo marito Jack Brooksbank, anche loro reali non lavoratori, da un lato.